se lo potremmo prendere. Se bastasse un tiepido congedo a risarcire i giorni che ti ho sequestrato. Come il vostro pezzo per venirvi incontro. Gli Amor Fu, benvenuti. Grazie. Perché sto parlando a questo microfono? Perché mi sono emozionata, in realtà il microfono è il tuo. Grazie, è un onore riceverlo. È un onore riceverlo, bene. Mentre suonavate ci avete fatto pensare una cosa, noi che eravamo dietro le quinte, che parlare d'amore è una cosa bellissima, originale ed estremamente moderna. Quindi grazie agli Amor Fu. Voi arrivate tutti da delle altre esperienze importanti nella scena indipendente italiana, penso alla Cruz, penso ai Marlene, penso ai Giardini di Miró. Di solito però poi uno inizia la carriera solista, invece perché avete deciso di fare un altro gruppo? Ma io penso che avessimo tutti, anche perché veniamo dalle esperienze che hai citato, un'esigenza comune. E come dicevi tu, siamo ripartiti da qualcosa che nella storia di ognuno di noi, ed è però ancora attuale, ancora quasi rivoluzionario, che è l'amore. La stagione del Cannibale è un disco, quasi un romanzo, no? Un po' un viaggio a ritroso. Perché è nato in questo modo? Cioè, ci avete messo la testa per farlo? Ma il disco è nato da tante chiacchierate che abbiamo fatto io e Leziero su il passaggio di consegne che forse non c'è ancora stato completamente tra la generazione a cui guardiamo, visto che il nostro disco parla di una storia che inizia 40 anni fa,
e quello che siamo diventati oggi. E quindi l'amore per noi è un po' quella cellula che separa noi tutti dalle cose che temiamo, ma allo stesso tempo ci può anche sconvolgere ancora, per fortuna. È molto bello quando hai detto l'amore è una cosa rivoluzionaria. È vero, l'amore è una cosa rivoluzionaria. Mi dici un po' di date dove possiamo venirvi a sentire? Qui a Milano il 5 marzo, okay, al Circolo Magnolia. Poi saremo in Puglia, finalmente andiamo al sud, dove abbiamo tanti amici. E comunque sul nostro MySpace, visto che anche noi ce l'abbiamo, siamo MySpace Muniti, si trovano tutte le date. Benissimo, allora grazie agli Amor Fu e Scalo 76 continua. La scena pop musicale.